Bentrovati amici agricoltori ed agromeccanici a questa nuova puntata di Agroinforma, puntata dedicata al futuro, alla visione della prossima agricoltura. Vi abbiamo sempre così raccontato e spiegato come fare un'oculata agricoltura in campo, come così usare al meglio la tecnologia, sfruttare i vostri campi e oggi assieme a Sandro Battini vorrei fare una panoramica per quanto riguarda invece la rete, quindi quanto è importante che anche la rete guardi al futuro. Beh, noi veniamo da una bellissima riunione che abbiamo fatto, abbiamo invitato i top 50 e a questi concessionari abbiamo continuato a spiegare come Kverneland vedrebbe il futuro dei suoi concessionari e come il futuro dei suoi concessionari potrebbe diventare ancora più roseo nell'implementare tutte le innovazioni che Kverneland ha, che non sono solo quelle dedicate al prodotto, ma che sono soprattutto quelle legate alla gestione anche quotidiana del business che riguarda le nostre attrezzature. Quindi dobbiamo non dimenticarci che il concessionario è una pedina fondamentale in questa filiera. È evidente che proprio perché è così fondamentale si deve preparare in un certo modo e Kverneland ha iniziato 3 anni fa questo processo di sviluppo della rete completamente diverso da qualsiasi altro progetto, che prevede appunto una formazione per quanto riguarda il prodotto, e ovviamente questa è continua, ma prevede anche una formazione a livello mentale di approccio molto molto importante. Sappiamo perfettamente che ognuno di noi è suscettibile ed è suscettibile soprattutto perché si basa sulla propria emotività, e quindi noi dobbiamo cercare di gestire questa emotività perché è quella che ci condiziona maggiormente, che ci fa prendere fino al 95% delle nostre decisioni, e poi su queste decisioni ci ragioniamo in seguito, ma le prime cose noi le facciamo basandoci molto su quello che vediamo, su quello che ci circonda, sulle emozioni che riceviamo dalla macchina che vediamo o dall'offerta che ci fa il dealer. Quindi è importantissimo che oltre al prodotto tecnico, ovviamente basilare, ci sia anche questo pilastro che prevede appunto la preparazione alla trattativa e all'approccio di vendita in un modo completamente diverso. Un vero e proprio supporto alla rete, proprio tangibile, quindi. Sì, noi pensiamo che alla fine Kverneland deve diventare quasi un mental coach per la propria clientela, e dobbiamo però cercare di legare questa clientela, dobbiamo fare in modo che questa clientela sposi le linee guida di Kverneland, perché sono diverse da tutte le altre, perché sono quelle che sono soprattutto in linea ai bisogni dell'agricoltore e del controterzista del futuro. Perché non ci dobbiamo dimenticare sempre che noi dobbiamo vendere come rete la macchina che serve al nostro cliente, non dobbiamo vendere quella che abbiamo a stock. Se vendiamo quella che abbiamo a stock perché abbiamo fatto un ragionamento molto complesso alle spalle, basato su numeri, su tecniche di lavorazione, bene, allora vinceremo prima. Ma in ogni caso è molto importante l'idea chiara, la strategia. Abbiamo in questa riunione anche fatto tanti esempi che arrivano dal passato di aziende importantissime che pensavano di poter continuare a fare business come l'avevano fatto 20 anni fa, con grandissimo successo, ma abbiamo portato esempi appunto che hanno invece riportato dei grandissimi fallimenti. Quindi siamo in un mondo in evoluzione, la digitalizzazione porta a ragionare e a gestire le trattative e le attrezzature in un modo completamente diverso, e purtroppo dobbiamo metterci nella testa che dobbiamo impegnarci tanto e assimilare il più possibile da queste nuove tecniche. Purtroppo, per fortuna, che c'è quello spartiacque, no? Che molto spesso abbiamo detto è ora insomma di cambiare rotta, è ora di svegliarsi, paradossalmente. Uso un'immagine un pochettino forte, perché il tempo corre, il tempo avanti, la tecnologia sembra quasi sfuggire di mano, e quindi la domanda viene da sé: come vede Kverneland il futuro? Lo vede molto molto positivo, nonostante ci siano ovviamente delle oscillazioni sempre, ma in ogni caso nei prossimi 3-4 anni è positivista. È evidente che per essere così positivista deve avere una rete che segua una logica, perché se noi siamo positivisti e mettiamo in pista dei progetti di un certo tipo e abbiamo la rete che poi fa fatica a perseguirli, l'obiettivo si allontana. La cosa importante è fare la scelta.
noi lo predichiamo già appunto da 3 stagioni. Oggi un concessionario di macchine agricole deve cercare di farla. So che non è facile, so che in certe situazioni è addirittura molto difficile, perché magari la struttura e le strategie del passato hanno portato a vendere diverse macchine con diversi brand, ma in ogni caso non è quello che il futuro ci sta chiedendo. Ci sta chiedendo una grandissima specializzazione, una grandissima formazione, come ho detto, anche in termini di vendita, e questa purtroppo avviene solo se un concessionario fa la scelta, come l'ha fatta magari con i trattori, è giusto che adesso la faccia anche con l'attrezzatura e che poi identifichi quali siano i suoi clienti, i suoi potenziali clienti, e in base alla scelta che ha fatto con l'attrezzatura purtroppo sarà forse anche costretto qualche volta a dire di no, perché sappiamo perfettamente che quando decidi di vendere un prodotto di un certo tipo non puoi coprire il 100% delle richieste. Questo però lo porterà sicuramente ad essere visto da tutti i clienti in un modo chiaro, efficace, e quindi se le cose vengono fatte come riteniamo debbano essere fatte verrà anche scelto sicuramente. Abbiamo detto che non conta al giorno d'oggi essere grandi, conta cambiare più velocemente degli altri, avere delle idee, generare idee, e soprattutto abbiamo anche detto che è importantissimo cercare di rinnovarsi quando le cose vanno bene, non quando le cose vanno male, perché di norma purtroppo montiamo l'antifurto quando i ladri sono già venuti. Dobbiamo farlo prima, quindi se abbiamo una struttura di un certo tipo dobbiamo cercare di abituarci alla gestione di questa attrezzatura in un certo modo, non più come si faceva in passato. Hai parlato di scelte, penso che anche Querland di scelte ne abbia fatte tante. Una, l'abbiamo già detto, quella di accompagnare i dealer, di supportarli, e quindi ci sono così delle condizioni anche interessanti. Beh, quest'anno Querland Group Italia ha investito tantissimo, Querland Group altrettanto, ci ha supportato in tutto quello che abbiamo chiesto. Abbiamo lanciato il doppio delle campagne che avevamo lanciato l'anno scorso, quindi oggi ci sono 8-9 macchine a prezzi molto appetibili, alcune di queste campagne sono già andate online, i concessionari hanno materiale per poter sviluppare entro la fine dell'anno questo business, abbiamo rilanciato gli X-Plan, il nostro piano di rottamazione che prevede appunto la rottamazione di una vecchia macchina volta all'acquisto di una macchina innovativa. Quest'anno abbiamo puntato tantissimo sulle macchine da minima lavorazione, soprattutto sulle macchine Isobas. Quindi qui stiamo investendo veramente tanto, abbiamo investito con la rete ancora come avevamo fatto l'anno scorso con gli Experience Customer Meeting, perché abbiamo visto che portare migliaia di clienti qua ha generato tantissime trattative, i clienti hanno capito dal vivo quali sono secondo noi le macchine che potrebbero far fare a loro tanto business, e abbiamo visto che durante l'anno, anche in virtù dei numeri che stiamo ottenendo, che sono decisamente positivi, i risultati ci sono. Quindi ci sono delle cose che abbiamo mantenuto perché ci hanno dato tantissimo successo, ma da azienda innovativa abbiamo inserito altre cose che secondo me daranno ancora più enfasi a quello che stiamo facendo. Tra cui anche il Farm Center, insomma, questo fiore all'occhiello che serve per la gestione della flotta e non solo, perché so che c'è altro sviluppo, no? Riguardante appunto questa tecnologia. Certo Agnese, il Farm Center è quella piattaforma lanciata un paio d'anni fa da Querland che abbiamo utilizzato per il 4.0 a tutti gli effetti, ma che comunque nasce per essere una sorta di gestione della flotta di ogni singolo cliente Querland e non per certi versi. È un progetto che poi prevederà anche l'inserimento o diciamo l'utilizzo per altri progetti molto importanti che riguardano sia la parte dealer che la parte cliente, quindi ci sarà una versione tra l'altro rinnovata molto più semplice, molto più tecnica nella consultazione, quindi per l'agricoltore o per il conto terzista la gestione della sua flotta sarà ancora più semplice, ma soprattutto attraverso questa nuova piattaforma potrà la parte dealer monitorare anche tutti gli effetti che queste macchine avranno in campo, quindi le performance. Potrà generare sicuramente un controllo totale delle funzioni elettroniche ed elettriche della macchina, ma per il cliente potrà vedere esattamente i dati e quindi su cosa agire qualora serva per migliorare il prodotto, la quantità, la gestione, il tempismo con cui entrare e via discorrendo.
ci sarà una nuova parte dedicata strettamente alle mappe, quindi ci sarà la possibilità di generare mappe in modo molto molto più semplice o trasferire attraverso Farm Center anche mappe già in presenza dei nostri amici agricoltori o contoterzisti e quindi utilizzarle senza nessun problema. Quindi ci sarà tutta una sorta di attività che legherà ancora di più il cliente a Kernelland, ma perché lo legherà? Perché sarà molto più semplice monitorare e gestire sia da una parte che dall'altra tutto quello che una macchina può dare in campo. Anche in un'ottica di assistenza, quindi? Certo, anche in un'ottica di assistenza. Attraverso questo attiveremo il top remote per il dealer, quindi l'utilizzatore finale potrà decidere, per esempio, se ha un agronomo in casa o se ha uno studio che lo segue, quali monitor potranno essere visti e quali funzioni di questi monitor potranno essere monitorate da questo agronomo, da questo tecnico, e quindi ci saranno veramente delle porte digitali che si apriranno sia per la parte dealer che per la parte cliente, molto molto intelligenti e futuristiche. Ecco, questa innovazione quindi come è stata recepita dai dealer in questo incontro? Insomma? Beh, evidentemente siamo in un mondo digitale, quindi è stata recepita in modo molto molto positivista. Il problema è che poi adesso dobbiamo cercare di capirlo, come ho detto poco fa, di implementarlo e soprattutto di trasferire tutta questa tecnologia di là. Ecco perché cerchiamo che il dealer ci segua e che si formi come previsto dai nostri piani di formazione, perché attraverso altri sistemi di formazione allungheremo i tempi e noi sappiamo che in un mondo digitale così perdere 2, 3, 4, 5 mesi significa perdere forse anche tutta un'intera stagione, e quindi questo non ce lo possiamo permettere. Siamo sempre stati leader in innovazioni in elettronica, dobbiamo continuare ad esserlo, i nostri dealer devono essere scelti proprio per questo. Grazie mille allora Sandro per questa panoramica che ci ha voluto regalare quest'oggi. Grazie a voi. Gli amici agricoltori e agromeccanici, non perdete la prossima puntata di Agriinforma, perché l'abbiamo parlato, insomma, questo interessante piano dell'X-Plan per farvi fare una buona agricoltura, e quindi nella prossima puntata protagonista sarà l'erpice, quindi parliamo di lavorazione del terreno, una lavorazione particolare dove vi racconteremo anche qualche novità. Quindi buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Agriinforma.